Ingegner De Angelis, Matilde Albani, l'editoriale online. Ti posso chiedere una cortesia, che sto in una riunione? Abbiamo, ho bisogno solo di 2 minuti perché, ma velocemente, innanzitutto ti stiamo facendo un'intervista, stiamo registrando a scanso di equivoci. Volevo sapere come è stato possibile che l'erogazione ad un privato di diversi litri di gasolio, la fornitura di materassi. Perché non può parlare, ingegnere? Non ne parlo al momento, non ne parlo al momento, non c'è motivo di parlarne. Ma è una procedura che si può fare? È limpida. È una procedura limpida. È una procedura che si può fare, è stata legata ad un'emergenza e l'abbiamo fatta. Comunque non intendo approfondire il discorso, vorrei non parlarne in questa sede. Va bene, la ringraziamo, grazie ingegnere, grazie. Nessuno ci vuole rispondere sulla questione dei materassi e della fornitura del gasolio. Avete sentito il direttore del centro turistico del Gran Sasso, Angelo De Angelis? Allora tentiamo una strada più breve, più logica, con il vice sindaco, assessore alla trasparenza, Nicola Trifoggi, che stiamo aspettando appunto per avere lumi su questo fatto, per vedere se è possibile che un ente pubblico possa erogare a un privato appunto il gasolio, il tipo di procedura. Vediamo se ci riusciamo. Quasi un'ora di anticamera abbiamo fatto. Fatto bene a fare un'ora di anticamera. Però ne deve valere la pena, un minuto ce lo deve dire. A proposito della fornitura che fa il centro turistico. Non ne so nulla, mi informerò. L'ha letto? Ci fa sapere qualche cosa? Certamente. Quando ma non, prima ci parlava con noi, perché adesso non ci parla perché più? Perché devo andare di corsa di là. Ma abbiamo aspettato un'ora fuori, siamo stati così pazienti. È un'istanza con l'assessore alla trasparenza che lo dobbiamo chiedere a lei, mica lo posso chiedere a qualsiasi persona gira nel palazzo, mi sembra insomma la persona di riferimento. Senta, mi scusi, per piacere, non sto andando a spasseggio, sto andando a lavorare ulteriormente. Le ho detto che di questa vicenda non sapevo nulla. Se ne occuperà. Mi informerò e le farò sapere, va bene?